Buon pomeriggio, benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Televomero. Associazioni finalizzate al traffico di stupefacenti, un'operazione dei carabinieri nei paesi vesuviani. Nelle province di Napoli, Salerno e Benevento, i militari della compagnia di Nola in provincia di Napoli hanno dato esecuzione a una misura cautelare personale emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della locale direzione distrettuale antimafia nei confronti di 10 indagati gravemente indiziati a vario titolo dei reati di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, detenzione ai fini di spaccio e detenzione illegale di armi. Nel dettaglio 10 provvedimenti, 4 in carcere, 1 agli arresti domiciliari, 1 divieto di dimora nel comune di San Gennaro Vesuviano, un obbligo di dimora nel comune di Benevento e 3 obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Le indagini condotte dalla stazione dei carabinieri di Palma Campania hanno permesso di documentare le dinamiche inerenti alla gestione dell'attività di spaccio di stupefacenti, cocaina, marijuana, hashish nei comuni di San Gennaro Vesuviano, Palma Campania, Poggio Marino, Benevento e aree limitrofe da parte di un sodalizio a cui facevano capo numerosi pusher operanti nell'area nolana. Nel corso delle investigazioni sono state tratte in arresto in flagranza di reato altre 4 persone con sequestro di un'arma clandestina e sostanze stupefacenti di vario genere, cocaina, hashish e marijuana. Il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari, pertanto sono ammessi mezzi di impugnazione e i destinatari del provvedimento sono persone sottoposte alle indagini e quindi presunte innocenti fino a sentenza definitiva. Conflitto Russia-Ucraina, dure le ripercussioni anche sul settore turistico della regione Campania. I venti di guerra che soffiano sull'Europa seminano tempesta nel turismo anche in Campania. Se i turisti russi in Italia erano 1,5 milioni nel 2019, prima della pandemia mondiale, spendevano nel nostro paese 984 milioni di euro, oggi lo sbarramento delle frontiere per l'incoming russo è il colpo di grazia per località come l'isola d'Ischia, che intercetta oltre il 70% dei turisti dell'ex Unione Sovietica atterrati negli ultimi 10 anni all'aeroporto di Napoli Capodichino. Se adesso è tempo di sanzioni economiche e di porti chiusi per le barche dei magnati russi, c'è chi ricorda che appena qualche giorno fa anche in Campania erano in tanti gli operatori turistici che si rallegravano per l'ammissione in Italia dei turisti vaccinati con Sputnik, il vaccino preferito da Vladimir Putin. Sempre dall'isola d'Ischia arriva il grido di dolore di albergatori e tour operator. Il mercato russo è il secondo dopo quello italiano e primo rispetto al tradizionale mercato tedesco. Per lo shopping poi è una vera e propria mazzata per tutto il 2022. Senza i paperoni russi, addio a vendite estive, salva crisi e serate nei locali. È tempo di guerra, certo, ma la guerra è cominciata anche per chi, piccolo, grande imprenditore, investe sul futuro e sul turismo in Europa, nel nostro paese e nel mondo. A tutto questo vanno aggiunti naturalmente i costi del caro bollette e l'inflazione generata dalla guerra che si sta abbattendo su un comparto, quello del turismo, che in questa fase di ripartenza era orientato al futuro e agli investimenti del PNRR. Siamo in collegamento con il vicepresidente nazionale di Confesercenti, Vincenzo Schiavo, e presidente della Campania e del Molise. Salve, grazie per essere nuovamente collegato con noi, presidente. Ben trovato. Grazie a lei e alla sua mittente, grazie mille per l'invito. Allora, una situazione veramente complessa a livello economico. Eravamo entrati probabilmente nella coda della pandemia, ci ritroviamo con questo conflitto che sta portando gravi danni all'economia, gli imprenditori veramente sono sull'orlo del precipizio. Intanto stentano ad arrivare gli aiuti promessi dal governo centrale e in Campania la situazione è veramente grave. Sì, assolutamente vero. C'è un primo dato, quello che da sempre stiamo gridando al governo centrale di poter sostenere le imprese del nostro territorio, le imprese della Campania, del Mezzogiorno, perché sono più debole di quelle del Nord Italia. E ancora non abbiamo delle risposte, non abbiamo delle risposte sul caro energia, non abbiamo avuto delle risposte sulla moratoria per quanto concerne i debiti pregressi e quelli fatti lungo la pandemia. Abbiamo chiesto al governo di avere supporto e aiuto per quanto concerne le difficoltà che stiamo attraversando in questo momento, perché in questo momento c'è da dire che tutto è aumentato e come
dicevamo la volta scorsa, l'approfondimento che facevamo la volta scorsa, noi abbiamo l'82% della merce che si muove su gomme in Italia. Muoversi su gomme in Italia vuol dire che in questo momento il gasolio lo stanno pagando quasi 2 euro al litro. E quindi questo costo va ripartito per quello che è il trasporto della nostra merce. Quindi sugli scaffali dei supermercati, dell'abbigliamento, di qualsiasi tipologia di commerciale, troveremo prezzi più alti. E questi prezzi più alti li sta pagando ovviamente il consumatore, che io ribadisco sempre, i consumatori sono anche gli imprenditori, gli stessi imprenditori che vendono la merce, che non hanno nessuna colpa se la pasta, il latte, il pane, se le scarpe, se la cravatta, se il maglione, qualsiasi tipo di merce, la vendono con quei 10, 20, 30 centesimi o un euro in più. Sono rincari che stanno arrivando dove lo Stato centrale non sta facendo nulla. Potrebbero abbassare l'IVA, cosa che gli abbiamo chiesto noi di Confesercenti. Paghiamo il 22% su tanta di quella merce che potremmo eliminare per un certo periodo, che almeno sarebbe un ammortizzatore per questi rincari che stanno facendo. Certo, insomma, perché chiaramente influiscono tantissimo poi le accise, le tasse, insomma, sulle cose, e quindi bisognerebbe lì, insomma, cercare di capire che vanno svoltite in questo momento di grande difficoltà. Un'altra difficoltà, insomma, che si aggiunge nella nostra regione, prevalentemente a vocazione turistica, la mancanza dei turisti russi che non ci saranno e che portano nelle nostre tasche bei soldoni, insomma, soprattutto in alcune zone. Anche questo è un dato che bisogna, diciamo, su cui bisogna riflettere e cercare di capire poi come arginare quest'ulteriore perdita. Lei è anche console delle federazioni, della Federazione Russa a Napoli. È una situazione drammatica, insomma, come se ne esce secondo lei dal punto di vista economico? Dal punto di vista economico è una tragedia, ovviamente 2,5 milioni di russi che arrivavano in Italia, di cui ce n'erano quasi 800.000 che passavano per la nostra regione, avevano mediamente un soggiorno di quasi 3 notti, è un soggiorno abbastanza alto perché il turista russo è un turista che spende. Ovviamente la nostra campagna, i nostri albergatori, le nostre aziende di trasporto, guide, accompagnatori, musei e quant'altro perderanno questo flusso di mercato, che ovviamente ci dispiace tantissimo perché in questo momento avevamo bisogno di far ripartire l'economia e avevamo bisogno di poter incentivare quanto più possibile i mercati stranieri. È un grande dispiacere, un dolore che abbiamo in questo momento per quello che sta accadendo. È come dire, un grande dispiacere per quelle economie che mancheranno per il mercato russo. E speriamo che, come dire, sia solo il mercato russo e che non ci siano anche altri mercati che ovviamente inizieranno ad avere minore frequenza della nostra Europa. Certo, insomma, c'è da dire che la paura poi della guerra potrebbe anche impedire ad altri turisti di spostarsi dalle proprie nazioni e dalle proprie città, e questo chiaramente sarebbe un danno, anche perché si intravedeva uno spiraglio, perlomeno qui a Napoli e in Campania, perché diciamo, nella prossimità delle vacanze pasquali erano aumentate, insomma, le prenotazioni anche in maniera considerevole, e questo lasciava ben sperare. È vero quello che lei dice ed c'è anche un'altra verità, che il 50% di quelle prenotazioni sono state annullate per Pasqua, per ovviamente le varie incertezze che ci sono, quelle ovviamente di questo stato di conflitto che c'è adesso e anche quelle dell'economia che ovviamente non si riesce ancora a capire oggi un consumatore in Italia. Quanto ancora sarà coinvolto nel pagare l'energia elettrica, perché tenga presente che gas e energia, le bollette sono state raddoppiate se non triplicate, quindi lo stesso consumatore sta facendo i conti con il suo portafoglio e non sa se a Pasqua può permettersi o meno di andarsene a Ischia per 2 giorni, a Capri, a Costiera Amalfitana o in altri luoghi belli della nostra campagna e quindi stiamo vedendo un rallentamento perché sono anche molto preoccupati di questo.
È una situazione veramente complessa. Chiudiamo questa intervista facendo anche un bilancio dei saldi, che sono normalmente una boccata di ossigeno, no? Per gli imprenditori e per i commercianti che in questo periodo hanno subito veramente un danno enorme dalla pandemia. Ma insomma, mi pare che i dati siano veramente sconfortanti. Molto sconfortanti, noi immaginavamo che potessero portare una boccata d'ossigeno, più o meno immaginavamo circa 400 milioni di affari per i saldi. Tenga presente che di questi 400 milioni c'è stata una riduzione di un terzo, quindi giriamo circa intorno a 160-170 milioni di fatturato, quindi saldo veramente non riuscito. Ma non perché non ci sia stata la bontà degli imprenditori, perché hanno, come state facendo ben vedere voi, vetrine dove esprimono uno sconto che va al 70-80%, ma perché i consumatori veramente ci pensano molte volte prima di poter fare un acquisto. Comprendiamo la disperazione dei consumatori, per questo Confesercenti sta cercando di difendere un po' tutti, sta cercando di difendere innanzitutto le imprese che rappresentiamo, che sono tante in Campania e in Italia. Abbiamo bisogno anche di difendere i lavoratori, quindi gli stessi consumatori, perché possono avere più soldi in tasca. Riteniamo che in questo momento il governo centrale debba avere coraggio a dover tagliare i costi superflui, quelli che sono quelle abbondanze che nel tempo e negli anni hanno avuto, dove un impiegato costa a un imprenditore il doppio di quello che riceve un imprenditore, dove in un momento dove ci sono delle opportunità come il reddito di cittadinanza non si trovano il personale per poterlo far lavorare, perché offrire 1.300 euro ad una persona che prende 800 euro diventa una difficoltà. Nascono delle cose ambigue dove probabilmente o da una parte il lavoratore o da una parte l'imprenditore offrono a nero e quindi inquiniamo ancora di più il nostro mercato. Riteniamo che questa opportunità del reddito di cittadinanza debba passare per le imprese, che devono essere incentivate a dover assumere le persone e a dare in busta paga il 20, il 30, il 50% in più, grazie al fatto che il governo sostiene l'imprenditore che assume le persone. Noi abbiamo bisogno di più professionalità nel nostro paese, perché è sempre quello che ci ha contraddistinto nel mondo e in Europa, perché le imprese italiane avevano la capacità, dovunque, dall'artigianato alla tecnologia avanzata, di poter esprimere esperienza, capacità. Allo stato attuale stiamo influenzando le persone a rimanere a casa, a non perdere l'esperienza, e domani ci troveremo con un mondo di professionisti che avrà meno esperienza e quindi avremo meno capacità di avere armi paritarie in Europa per poter andare a combattere in Europa con i nostri colleghi che ovviamente stanno lavorando sulla professionalità. Certo, prima di salutarci, brevemente mi dica se sono allo studio da parte del governo le misure di allentamento Covid. Vale a dire il Green Pass, si discute se il Green Pass rafforzato dovrà ancora servire, se può essere in qualche modo allentato consentendo a tutti di poter viaggiare con un Green Pass base, vale a dire semplicemente con il tampone senza essere né guariti e né vaccinati. Questo potrebbe essere importante come passo verso anche una ripresa delle attività commerciali che comunque hanno subito danno anche da questo Green Pass rafforzato. Le limitazioni hanno limitato l'economia, ovviamente, quindi noi abbiamo chiesto se ovviamente come dire, non ci sono casi così interessanti nella nostra Italia, nella nostra regione, sarebbe anche opportuno di poter abbassare come dire, questo limite e mettere in condizione anche a chi probabilmente ha meno di 3 vaccini di poter accedere ai ristoranti chiusi, di poter entrare nelle attività, di poter viaggiare lì dove questo pericolo non ci sia più. Ma continuiamo a dire, stiamo chiedendo al governo di avere un paio di anni di ammortizzatori che consentano agli imprenditori, alle imprese, ai lavoratori, ai consumatori di poter riprendere una normalità. Allo stato attuale non siamo in una normalità, siamo in uno stato di emergenza, stiamo spendendo il triplo di quello che spendevamo una volta, guadagniamo di meno di quello che guadagnavamo prima, tranne chi ovviamente
aveva uno stipendio che è rimasto tale, ma questo non vuol dire che stia bene, perché comunque tutto costa di più. Quindi abbiamo bisogno di mettere più soldi in tasca ai lavoratori, meno tasse agli imprenditori e incentivare i giovani ad aprire attività, soprattutto nel mezzogiorno, perché dobbiamo fare in modo che le persone possano trovare l'opportunità del loro futuro sul nostro territorio. Abbiamo la possibilità e il governo deve ascoltarci. Noi la salutiamo, la ringraziamo e le auguriamo buon lavoro. Naturalmente, diciamo, informiamo i nostri telespettatori che lei sarà ospite mercoledì prossimo di Lente d'Ingrandimento, il nostro spazio informativo, proprio per fare un focus su questa difficile situazione e cosa porterà il caro prezzi anche a medio e lungo termine. Grazie Presidente, arrivederci. Grazie a lei, sarà un onore, grazie mille. Uno studio dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia mette in evidenza le dinamiche inedite del bradisismo dei Campi Flegrei, tanti nuovi elementi utili naturalmente alla valutazione della pericolosità dell'area vulcanica. Bradisismo a Pozzuoli, il magma è a 8 km sottoterra. La scoperta è dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Il risultato è stato pubblicato sul Journal of Geophysical Research Solid Earth. Secondo gli studiosi, i gas emessi nella zona dei Campi Flegrei e le variazioni nella loro composizione hanno origine da due principali sorgenti di magma, una più profonda, situata tra 16 e 12 km di profondità, che ha alimentato la crisi bradisismica del periodo compreso fra il 1982 e il 1984. L'altra, localizzata appunto a circa 8 km di profondità, è alla base della crisi iniziata nel 2000 e ancora in corso. E questa è la dinamica attiva al di sotto dell'area vulcanica dei Campi Flegrei. La ricostruzione fa luce sui meccanismi che sono alla base del sollevamento del suolo, appunto il cosiddetto bradisismo, e dell'attività sismica che caratterizzano la zona, e le nuove conoscenze in futuro potrebbero essere utili per affinare gli strumenti di previsione e prevenzione della protezione civile. Le caldere, come quella dei Campi Flegrei, sono depressioni vulcaniche formate dal collasso delle rocce della camera magmatica quando si svuota durante le grandi eruzioni, ha osservato Lucia Pappalardo dell'Osservatorio Vesuviano e coautrice dello studio. Spesso manifestano delle fasi di squilibrio con frequenti terremoti, bradisismo e un considerevole flusso di gas e calore. Naturalmente, secondo l'analisi, è questa la circostanza nella quale si trova l'area. Se volete interagire con la nostra redazione potete sempre farlo scrivendo al numero WhatsApp di Televomero 339 46 28 565. Un servizio. La pandemia, la sanità che cambia, gli investimenti del PNRR, la riforma dei processi e dei ruoli delle competenze. Ecco i temi della Winter School, promossa da Motore Sanità e Mondo Sanità, che ha aperto i lavori a Napoli in un hotel del lungomare. 3 giorni di approfondimenti, tavole rotonde e dibattiti che si concluderanno venerdì a Ischia. Protagonisti, manager della sanità, i livelli del governo della salute della regione e del ministero, addetti ai lavori medici. Addetti ai lavori, medici ospedalieri e universitari, in collaborazione con sindacati e associazioni di categorie. Fari puntati sul nuovo ruolo assegnato alla medicina territoriale e ai livelli di assistenza di prossimità, anello mancante e lacunoso dopo 15 anni di tagli, causa di uno sbilancio di salute che pende sul versante ospedaliero e della rete dell'emergenza a tutto discapito dei livelli di assistenza domiciliare e territoriale per la popolazione. Nella sessione di apertura, le relazioni di Enrico Coscioni, presidente Agenas e consigliere per la sanità del presidente della Regione Campania, e di Antonio Postiglione, direttore generale per la tutela della salute e il coordinamento del sistema sanitario regionale. Le regioni del Mezzogiorno che partivano da più indietro, tra cui anche la Campania, avranno la possibilità di fare ben 170 case di comunità. Alcuni saranno hub, altri saranno SPUC. Cosa sarà questa casa di comunità? Un poliambulatorio, per cui una presenza fissa, quotidiana, 8-20 di 3 medici, di notte la continuità assistenziale, che è appunto la continuità sulla stessa casa di comunità, i festivi coperti, per cui i cittadini potranno avere dei punti di prima assistenza, proprio quando si parla di assistenza primaria, che saranno di supporto a quello che già fa la medicina convenzionata. Grazie agli investimenti che si farà sulla sanità digitale, l'Agenas diventata adesso anche l'Agenzia Sanitaria Digitale Italiana, avremo la possibilità di emanare adesso una
uno standard qualitativo per la piattaforma informatizzata, e poi partiranno i verticali di telemedicina per le gestioni delle cronicità. La grande sfida è proprio quella di avvicinare l'assistenza sanitaria ai cittadini, creare luoghi di prossimità, e questo ce lo può consentire il PNRR con la Mission 6, che consentirà quindi in Campania di avviare un processo di costituzione di ospedali di comunità, case della comunità e COT, che siano in grado di intercettare tutta la domanda inappropriata che oggi si dirige verso i pronto soccorso degli ospedali, senza garantire appunto un'appropriatezza e una sostenibilità dell'offerta sanitaria in Campania. Siamo in collegamento con Alessandra Clemente, già assessore giovani del Comune di Napoli, ora consigliere comunale d'opposizione. Salve, grazie per essere nuovamente collegata con noi. Ben trovata, Alessandra. Grazie, salve, ben trovati. Allora, sicuramente le donne pagano il prezzo più alto anche in tempi di guerra. Un incontro al Maschio Angioino per fare il punto su questa difficile e complessa situazione. Napoli, città di accoglienza, tanti profughi che arrivano, bisogna però anche integrarli e sostenerli. Le donne sono portatrici di pace. E oggi nel mondo sono tantissimi conflitti, uno è vicino a noi e ci indigna, come tutto ciò che sta accadendo in Ucraina, e questi conflitti sono guidati nel mondo da uomini. Proveremo quindi insieme alla comunità russa, alla comunità ucraina e con esperte di diritto internazionale, di politiche e di azioni della pace, a dare un segno forte in occasione delle iniziative dell'8 marzo. L'8 marzo abbiamo la necessità di accrescere sempre la partecipazione e la consapevolezza rispetto al ruolo delle donne. E quindi mai come in questo momento da Napoli il dovere di dire che le donne sono donne di pace. Lo sono a Napoli, lo sono nel mondo, lo sono in Ucraina, in Russia, ma lo sono anche in Palestina, in Somalia. E lo faremo con un appuntamento aperto venerdì 11 marzo alle 16 nella sala della loggia del Maschio Angioino. È importante tenere alta l'attenzione sulle problematiche relative alle donne e sulle discriminazioni di genere. Purtroppo se ne parla soltanto poco e molto spesso appunto nelle giornate a loro dedicate, ma insomma invece dovremmo spalmare queste iniziative durante tutto l'anno per tenere alta la guardia. Sono troppe le donne morte per femminicidio, insomma, in quest'anno anche nella nostra regione, nella nostra città. L'8 marzo deve essere un impegno per la condizione femminile, una condizione di parità dove la donna deve vedere garantita la sua libertà di espressione. E allora sì, le violenze fisiche, i femminicidi, le violenze economiche, le violenze culturali e le violenze delle guerre. E le donne sono le prime, sono le persone che pagano il prezzo più alto dei conflitti bellici. Le donne diventano con il loro corpo e con gli abusi sessuali strumenti anche di guerra, ma nel frattempo le donne, con la nostra capacità di essere vita e di dare la vita, siamo anche probabilmente la risoluzione di questi conflitti. Ed è per questo che insieme all'avvocato penalista Maria Grazia Santososso e insieme ad Angelica Romano, che è la presidente nazionale di Un Ponte Per, abbiamo voluto immaginare un momento di approfondimento e poi anche di cultura, perché attraverso il messaggio universale della cultura e quindi dell'arte, del disegno e della musica, da Napoli, che è città di pace ed è città internazionale, abbiamo sentito il dovere di mettere in campo un'iniziativa per ricordare che i conflitti nel mondo sono guidati da uomini e per ricordare che i conflitti nel mondo al momento sono più di 70 e per ricordare che per quanto riguarda il nostro impegno nel presente e nel futuro, beh, non c'è spazio per nessun tipo di guerra, non c'è spazio per nessun totalitarismo e dittatura, ma ci deve essere spazio per un impegno culturale forte che mette la difesa delle donne, ma soprattutto la difesa della democrazia al centro. Ci sarà anche un quadro di Alessandro Ciambrone di cui ricavato sarà devoluto, insomma, a sostegno dei profughi che sono a Napoli. Avremo un contributo artistico dell'artista Alessandro Ciambrone, che ringrazio perché la sua opera bellissima dedicata alla pace viene donata
e il ricavato quindi della vendita che faremo sarà completamente devoluto alle iniziative straordinarie che da Napoli si stanno mettendo in campo per l'accoglienza nei confronti delle famiglie ucraine che in queste ore stanno raggiungendo i nostri territori. E poi Viviana Vivenzio, una giovane disegnatrice che ringrazio, ci regalerà la sua cartolina della pace, dove proprio la donna è vita e si è ispirata alle parole della Presidente della Repubblica Moldava, parole bellissime che sono dedicate proprio alla capacità delle donne di essere armonia e non conflitto, la capacità delle donne di essere vita e non morte, la forza delle donne quindi di essere protagoniste della propria vita, della libertà di espressione e quindi anche di una politica, quella che io amo e quella che mi fa vedere impegnata in prima linea, che appunto valorizza e difende l'impegno delle donne nei quartieri di Napoli, ma anche nel mondo e laddove c'è bisogno di darsi da fare. Allora, noi ti salutiamo, ti ringraziamo e ricordiamo ai nostri telespettatori l'appuntamento domani al Maschio Angioino alle 16. Grazie, arrivederci. Grazie, grazie a voi, arrivederci. È preoccupante il calo della natalità anche in Campania. È allarme di natalità. Dopo 2 anni di pandemia, la situazione è preoccupante anche in Campania. Natalità in calo costante, diminuiscono le nascite anche con procreazione medicalmente assistita. Il 12 marzo a Napoli porte aperte a coloro che vorranno un primo inquadramento, uno screening della loro situazione. Lo spiega la dottoressa Elisabetta Trabucco, ginecologa responsabile del trattamento della procreazione medicalmente assistita del centro General Life presso la clinica Ruesch di Napoli. Il FertiCheck è un'iniziativa dei centri General Life, iniziativa italiana. Si terrà il 12 marzo, quindi nella settimana della festa della donna, presso le varie sedi dei centri General Life in Italia e in Campania in particolare vi aspettiamo nel centro General Life presso Clinica Ruesch. Il giorno è il sabato 12 e tutte le coppie che vorranno parteciparvi avranno l'accesso a un check-up gratuito e forniremo loro un iniziale inquadramento per definire il potenziale riproduttivo e speriamo di dare utili informazioni per orientare queste coppie nelle scelte, nelle loro scelte riproduttive. È tutto, grazie per essere stati con noi, un piacevole pomeriggio, ci ritroviamo come sempre nelle prossime edizioni di Televomero Notizie. Arrivederci.